membri della Chiesa, eredi del Paradiso, coeredi di Cristo. Gli è stata consegnata fino a quel momento la parola di Dio. E poi il Signore li ha scelti, cammino facendo, anche ad annunciarla, proclamandola ufficialmente nella Santa Chiesa. E voi catechisti, siete voi che avete deciso di fare i catechisti, beh, avete dato la vostra disponibilità, ma la chiamata è venuta dalla Chiesa, dalla comunità cristiana, sicuramente, ma prima ancora è il Signore che chiama, e chiama attraverso la Chiesa. Convocati. Questa mattina abbiamo ascoltato la riflessione su questo tema, che è il tema di questo anno per la nostra diocesi, e poi avete parlato anche all'interno dei gruppi, riflettendo e approfondendo alcuni aspetti di questo tema. Convocati. All'inizio non ci sono io, all'inizio c'è il Signore, ed è quello che dice la Chiesa, che non può mai pensare di essere il protagonista di qualcosa, perché il protagonista è il Signore. E allora voi catechisti, e voi che fra poco sarete lettori, vi rendete conto di qual è lo stile, qual è l'impostazione da dare al servizio che rendete? Quello di lasciare spazio al Signore dentro la vostra vita e dentro all'esercizio del ministero che svolgete. Li chiamò perché stessero con e anche per mandarli a predicare e a cacciare i demoni. Li chiamo perché stessa con lui, e qui appunto la chiamata è su questo punto fondamentalmente, lo stare con il Signore, che vuol dire condividere con lui che cosa? San Paolo ci ha detto nel Tessalonicesi, ma tutto quello che è vostro, spirito, anima, corpo, tutto, la nostra mente, le nostre forze, i nostri desideri, da far passare attraverso il suo desiderio, che è la nostra perfezione, ci ha detto l'Apostolo. Ecco, tutto qua, che altro si può dire? Buon ministero del lettorato, poi ci sarà quello della comitato, poi ci sarà quello del diaconato, tutti i passi successivi, passi ulteriori in cui si sviluppa la chiamata. E voi, carissimi catechisti, buon ministero dell'annuncio della parola di Dio ai ragazzi, ai bambini, coloro che si preparano a ricevere i sacramenti, a coloro che magari dopo averli ricevuto il corpo si fermano. Buon cammino a tutti quanti, buon cammino alla nostra diocesi convocata. Se noi approfondissimo sempre di più, ma non a livello di testa soltanto, ma a livello di percezione, a livello di convinzione che siamo dei convocati e che il Signore è qui e che noi rispondiamo adeguatamente nella misura in cui stiamo con Lui, allora sicuramente il cammino della nostra Chiesa sarà spedito anche come quello di Maria verso a incarico da Nazaret. In fretta si diresse là dove il Signore le aveva detto va a vedere, perché vedete anche lì è stata una convocazione, non soltanto l'annunciazione è stata una convocazione, ma anche quel viaggio verso l'incarico. Vedi anche Elisabetta, vedi se sono qua a Nazareth e Elisabetta sta in Cario 150 km, come faccio a vedere? Fai dei passi. Fai due passi, cammini, la convocazione ad aiutare a vedere il Signore. Buon cammino a tutti, sia lodato Gesù Cristo. Sì. Sì.